Adotta uno squalo via internet, ma soprattutto prima conoscilo bene. È possibile seguendo chi li ha incontrati da vicino, andando sul sito di Leonardo Olmi, famoso fotografo subacqueo italiano, e di Rodney Fox, conosciuto nel mondo come l'uomo degli squali, che dopo essere stato vittima di un attacco ha dedicato comunque a questi animali tutta la sua vita. Rodney Fox è una persona che pensavo fosse di avere un approccio con lui abbastanza distante, invece essendo un personaggio così famoso in tutto il mondo, ha lavorato al film Lo squalo con Spielberg, con Cousteau, ha costruito le prime gabbie per osservare lo squalo bianco, quindi pensavo fosse una persona molto distaccata, invece ha vissuto con noi sulla barca, ridendo, scherzando. I due hanno trascorso insieme oltre un mese in Australia alla ricerca dello squalo bianco. Leonardo Olmi ha fotografato, protetto da gabbie, il grande predatore in molti momenti, utilizzando con prontezza un'ingombrante attrezzatura, una macchina fotografica con custodia impermeabile flash che pesa diversi chili. Ed è invece Fox che, dopo aver scritto un libro sugli squali e aver aperto un museo, ora invita tutti ad adottare una creatura per aiutare la ricerca e proteggere la specie a rischio estinzione, un predatore chiave nella catena alimentare e nell'ecosistema. Sono degli animali come tutti gli altri, quindi hanno delle reazioni istintive in base a quello, agli impulsi che gli vengono dati. Scegliendo le foto sul sito di Fox e riempiendo un modulo online, si può decidere quale squalo adottare. Si scopre che ogni grande squalo bianco ha una sua storia e una sua personalità. In cambio si riceve un certificato di adozione, aggiornamenti periodici sulla vita dell'animale e anche informazioni sul suo percorso in mare, che si traccia grazie ad un sistema di targhette che trasmettono punti GPS.